Allora, oggi vi prometto, essendo l'ultima trasmissione, che cercherò di leggerle tutti i messaggi, tutti in Tirolo, a lei questo già l'abbiamo letto, Max ti seguirò ovunque, comunque il periodo per cambiare radio è ottimo, grazie Ciccio Palletto, grazie Ciccio e poi ciao Max, c'è il refresh. Allora, riapriamo subito le linee telefoniche, mentre poi cercheremo di evadere anche tutti i messaggi al 320 40 50 500, riapriamo queste linee 06 88 52 18 14, sino alla fine, sì, c'è un incredibile refresh, nel frattempo stanno scrivendo dei messaggi, allora magari evadiamo anche l'appuntamento pubblicitario. Max, lo evadiamo e basta, ce ne andiamo. Quel ragazzo che ti aveva mandato quel link sulla situazione, questo già l'abbiamo letto, per la prossima stagione, non posso dirlo, già l'ho detto, anche perché poi non ho assoluta certezza. Allenatore del Barcellona, Bojan, questo è il nostro amico, evidentemente tifoso della Lazio. Max, telefona, sì, Claudio, no, in bocca al lupo. Se c'è gli sponsi. Se c'è gli sponsi puoi anche lavorare da Castello. Ecco qua. Serve un centrocampista interditore, De Rossi solo non basta, chi difende Giuseppe, a me piace come stanno costruendo la nuova Roma. Sì, però serve, interditore al centrocampo serve come il pane per una Roma che sarà sbilanciata col 4-3-3. Dai Max, fomenta tutti stasera a Fiumicino a prendere Bojan, ciao Maurizio. Io ma non ci sarò. Fomenta l'altro e poi no, parte per Bruni ma stasera. Io sarei stato però questa sera a Fiumicino, no? Anche dai, perché eravamo andati a prendere Sisigno, non andiamo a prendere Bojan. Armiamoci e partite, mandi tutti a Fiumicino e se vai per Bruni. Sentiamo che c'è da pronto. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera Max, complimenti per la trasmissione. Il nome? Una curiosità. Sì. Nicola De Bonis farà parte della squadra? E se io dovessi approdare in una realtà radiofonica, sì, perché mi è stato riferito, altrimenti farà parte di quella squadra, ovviamente, sì. Sì, sì, vabbè, no, dico, siccome che mi ha raggiunta questa notizia. No, 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 sì, 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 uno spazio dedicato alla Juventus, se dovessi andare da una parte, sì, perché mi è stato così illustrato l'eventuale palinsesto, assolutamente sì. Va bene, ti ringrazio. Di nulla, ciao, grazie, buon pomeriggio. Non so di cosa abbiate parlato. Alla, benissimo. Sì, sì. Ecco. Io c'è serenità. Se dovessi poi approdare altrove, prevedo una guerra radiofonica quotidiana con il signor Luciano Moggi e non aggiungo altro. Complimenti Max, a te Guglielmo, continuerò a seguirti sempre e comunque. Dai Roma dai, sentiamo chi è in diretta. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sono Daniele di Roma. Ciao Daniele, buonasera. Ho 15 anni, senti, volevo sapere una cosa. Sì. Per Sekerenburg è quasi fatto. È preso praticamente. Tempo che diventi maggiorenne l'abbiamo preso. Bene. Stiamo aspettando la fumata bianca, poi in Amsterdam, se riesce facile a dirlo, ecco. Certo. Che deficienti. Grazie, ciao, buon pomeriggio, un quindicenne. Ciao Max, sono Stefano il tassista, 3981, tanti tanti auguri e forza Roma, mi raccomando, quando beccate il taxi 3981 chiedetegli lo sconto, giusto? Ma è curioso pensare che ha chiamato un radioascoltatore che ha 15 anni e io poi quando lui nasceva ero già in età per esempio per fare quelle cose lì che non facevo se non da solo, però è ora anche che smetti di fare quell'altra cosa. Max, ti auguro un bocca al lupo, senti, nel programma serale lo farai ancora, ti si vedrà in televisione, sì. Max, l'anno prossimo sì. Raffaello, abbiamo detto oggi sciopero dei mezzi, Pizarro ha lavorato benissimo, no, no, deficiente, no, cosa. A te che questa è bellissima, a te che hai ereditato da Fabrizio la fascia di capitano di noi deficienti, tanti auguri per il tuo futuro, il deficiente Claudio. Che bello sto messaggio. Bene. Allora gira voce che sarà usato la Mela come contropartita tecnica per arrivare al Pastore, non è sono per niente d'accordo, non è vero. Ma non è così, vero. Non è così. Grazie anche a Coco, che facciamo? Ce l'abbiamo già in diretta con... Allora, davvero le ultimissime dirette, poi i saluti, è il commiato, meno male che te se siamo levati, scherzo, grande Max, un in bocca al lupo, Alex 74, dai Roma dai, un pensiero a Fabrizio Mortadella, Max in bocca al lupo per il trasloco, faccio sapere dove migrerai, dai il vampiro, ma... E mo a chi auguro la Serie B al ritorno dal lavoro, buona fortuna e forza, quello che tu sai Ste, perché sei tifoso dell'altra sponda. Sentiamo chi è in diretta, dai, pronto? Ciao. Sì, buonasera. Ciao Max, tutto bene? Tutto bene, il nome? Alessandro. Alessandro, buonasera. Senti, che c'è a dire di quest'ultima notizia che è uscita adesso, di questo tutto. Nuovo portiere svedese? Di questo? Portiere svedese che sto leggendo qua sul calciomercato. Olaf Fideiusson. Va bene, grazie, ci sta la battuta. Nuovo, pare, no? Va bene, ti ringrazio. Ciao, buon pomeriggio. Hai tratto in inganno anche il nostro redattore che è andato appunto sui siti. Ci sta la battuta, dai. Grazie di tutto, Max. In bocca al lupo per la nuova. Cecchetti, è una battuta. Sono d'accordo con Cecchetti. Sottoscrivo. Max, ti chiedo cortesemente se puoi di chiamarmi alla fine della trasmissione per un favore. Angelo di Facebook, fratello giallorosso. Appuntatevi il numero, grazie. Ciao, Max. Grazie di tutto. Ho imparato a conoscervi mentre andavo alla scuola serale. Anche grazie alla vostra compagnia, mi sono diplomato
chiamato. Grazie Max e grazie Guglielmo che sapete entusiasmare la gente con la vostra passione, che ormai è anche la mia. Dai Roma, dai e bye Zanna. Sentiamo chi è in diretta. Pronto? Grazie Zanna. Pronto? Anche Bianca. Pronto? Sì, buonasera. Ciao Max, sono Marchito. Ciao, buonasera Marchito. Ciao, senti, volevo ringraziarti innanzitutto per tutte le volte che ci hai tenuto compagnia in questi anni. Ma sei Marchito Marchito tu? Sì, Malcotti? Sì. Ah, ti voglio bene, lo sai, ti ringrazio. E niente, volevo dirti che come l'AS Roma noi ti seguiremo sempre e ovunque, lo sai, per me lo sai che ho un'alta considerazione di te, perché ti considero una delle vere poche voci libere del sistema radiofonico. Ti ringrazio Marco. Grazie. Ti voglio tanto bene. E mai commosso anche io a te, e sai perché ti sono particolarmente vicino. Esco dal lavoro alle 4, quindi dovendo fare svariati chilometri, fate compagnia a questo biancazzurro con competenze, ironia e goliardia. Ogni tanto, come è giusto, rimango piccato da voi, ma ci sta. Auguri Max, grazie. Tra l'altro il mio augurio è che tu possa lavorare molto molto lontano, così magari alle 9, 9:30 stai ancora in macchina e mi ascolti. Neanche una iasa di Bicco Pippo, così. Capito, però. Dalle 21 alle 24 l'anno prossimo è alla Marchetta. Allora, io sono la scena della nascita, ma guida te siete i migliori. Auguri Pat, grazie a Pat. Andiamo in 10.000 a prendere Bojan, famo i vedai formellesi, che vuol dire essere della Roma. Sentiamo chi è in diretta, dai, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ciao Max, sono Lele. Ciao Lele, buonasera. Mi è da ridere perché prima hai detto che potresti andare in una radio che ci sarebbe anche un programma filo juventino e potresti sentire Moggi, mi sbaglio? No, potrei farci delle guerre quotidiane, ecco, sostanzialmente. Io penso, la prima domanda che faresti, cominceresti subito con uno l'immortà. No, ecco. Salute. No, chiederei subito lumi sugli insulti a me rivolti, che potete leggere tranquillamente sul libro nero dell'Espresso, ecco, insieme all'ex amico Biscardi, che in diretta grande Max, sono il migliore conduttore, sono più bravo, e poi vado a leggere sul libro nero dell'Espresso, che mi sfondava tranquillamente. Ma insieme amicizia, a c'è anche il salsicciao che faceva gentilmente, sì, gentilmente bambino, lo ricordi? Sì, fatemi sentire però, prego. Dico io gliene direi di tutti, va bene, cominciando proprio dalla A fino alla Z, proprio da tutti colori, perché ce l'hanno fatto però. Assolutamente sì. Faccio tanti auguri Max. Ti ringrazio fortissimamente Roma. Grazie, in bocca al lupo Max, ti ascolterò con Tiziano, Bobbo, sì, insieme a Tiziano. Allora, SMS controcorrente, grande Guglielmo che rimane, in bocca al lupo Max e vive i deficienti, anche quelli laziali come me. Ah, controcorrente perché è tifoso della Lazio. No, perché ha salutato prima me che te, invece stanno salutando tutti te che parli. Max, anche se molte volte sono contrario a te, di idee, complimenti, in bocca al lupo per il futuro, dai Roma, dai Giacomo, e questi sono i messaggi più belli, eh. Sì. Allora, ma che stai a guardare? Ezio, no, rimarrà. Mi dispiace per te, grazie. Non l'ho letto. No, vabbè, dopo te lo faccio leggere. Grazie Max per avermi tenuto compagnia durante le traversate sul grande parcheggio anulare. Massimo, sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ciao Massimiliano, Daniele. Ciao Daniele, buonasera. Ciao, senti, io mi dispiace anche a me che lasci la radio. Sì. Sei una bella persona veramente. E poi sì, sei da Roma, insomma, uno. Senti Massimiliano, tu volevo dire una cosa. Sì. Abbiamo preso Bojan, che ha 20 anni ed è un campione, noi siamo campioni del futuro. Loro hanno preso Klose e sono campioni dell'Inps. Quest'anno abbiamo la società. Va bene, grazie. Io penso che abbia commesso, intanto ti ringrazio, un gesto per il quale ne pagherà direttamente le conseguenze. Per chi non avesse il digitale terrestre, il signor Guglielmo Timpano, che convolerà giuste nozze quanto prima con la signora Claudia Brazza, ha mostrato questa immagine. È un'immagine un po' delicata di una signorina che utilizza il seno come porta cellulare. Lei ha mancato di rispetto alla sua futura sposa. Claudia, se sei all'ascolto, hai ancora tempo per pensarci. Complimenti, amore, la ripeto in diretta questa battuta, complimenti. Sentiamo chi c'è, dai, pronto? Ciao Max, sono Massimo. Ciao Massimo, buonasera. Volevo fare un in bocca al lupo per la tua nuova carriera. Cioè, sì. Perché mi metto insomma a pulire le strade di Roma? No, no, grazie. Scherzo Massimo, sto scherzando. Dai. Volevo sapere una cosa, così. Ma Guido pure lascia radio? Sì, Guido trasmetterà altrove, non so dove, però trasmetterà altrove. Ah, se te lo portavi dietro così. Guarda che a portarselo dietro è pesante Guido. No, però sotto questo sono punto di vista mezzo de homo, mi mancherà, anche perché intanto ti ringrazio, secondo me non sta a me dirlo.
dirlo, anche perché poi non sono, anzi sono un cattivo maestro sotto questo punto di vista, però una forza della radio nell'ultimo biennio è stata proprio questa contrapposizione dialettica e goliardica con Guido e con tutti gli amici biancocelesti, con Michele, ma insomma Roma-Lazio funziona. È arrivato il tema al Gallipoli, che io manco da un po' che... È arrivato, c'ha ragione, sì, complimenti. Sentiamo che c'è, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera Davide. Ciao Davide, ciao. Buonasera. Ciao, senti una cosa, io sono contento della campagna acquisti. Sì. Poi dico una cosa a Max. Sì. Una cosa, l'anno scorso diciamo eravamo favoriti insieme all'Inter lo scudetto, no? Sì. Quest'anno con la campagna acquisti che abbiamo fatto fino adesso penso che ci stiamo pure noi. Coppa campioni? No, va bene. No, il Coppa è difficile campioni, non partecipando, però si può provare, insomma. No, no, secondo me, secondo me stanno lavorando molto bene. Il mio giudizio sarebbe un tantino deviato, quindi un po' negativo, se non dovesse arrivare un portiere che è il caposaldo di una squadra, ecco. No, speriamo che arriva questo portiere, sto benedetto portiere. Va bene, grazie, ciao, buon pomeriggio, questo è bellissimo. Venticello diceva, perché dove vai Max? Mi sono perso qualcosa. Venticello, sì, parecchio, buongiorno. Ciao Max, in bocca al lupo, con affetto, dagli Roma, dai, mortadella sempre nel cuore, Fausto. Ciao Max, in bocca al lupo per tutto, però va bene, scherzo grande Max, continuerò ad ascoltarti, in bocca al lupo per la nuova avventura. Mario Pizzuti, grazie. Ciao, Mario. Mario, sentiamo chi è in diretta, pronto? No, si è stancato, ne prendiamo un'altra, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ciao Max, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Ciao. Senti Max, ti faccio in bocca al lupo. Sì. Ti ascoltavo da Forza Magica Roma, quindi ti ho conosciuto prima in televisione. Sì. Poi ti ho conosciuto per radio e poi purtroppo ti ho conosciuto, purtroppo perché stavo magari in un evento brutto, in un funerale, ho conosciuto anche di persona. Ah. Ti faccio un grosso in bocca al lupo. E sicuramente andrai al meglio. Va bene, ti ringrazio. Ciao. Va bene, mi fate una cortesia, ultimi 12 minuti, metti grazie Roma. Ce l'abbiamo grazie Roma, no? Dai, così condividiamo questo momento di passione, perché credo la radio poi trasmetta emozioni insieme ai nostri amici con una delle canzoni più belle, eh? Poi mi piace come inizia, cuore acceso, da... No, non è quella, quella, grazie, no, Roma, è grazie quella. Roma. Sentiamo ancora chi è in diretta con noi, pronti? Zanto, Checco Casano si è impossessato di un microfono. Buonasera. Buonasera, buonasera. Perché è pronto poi per le sue pagelle. Intanto sentiamo ancora chi è in diretta con noi. Pronto? Pronto, sono io? Sì, buonasera. Ciao Max e Marco il Fornaretto, ciao, tanti auguri per la nuova avventura. Grazie Marco, buonasera. Ma poi Caprera l'ha presa la mosca? Non presa, so, presa, ma sono mangiata. Aspetta, fino adesso c'è un episodio spiacevole, che poi ti racconteremo. Una domanda che mi sorge spontanea, Max. Sì. Ma...